Allora ragazzi, Gosens dell'Atalanta è quasi fatto in pratica, è un nuovo giocatore dell'Inter, passa dall'Atalanta all'Inter. Per me l'Atalanta è un po' come la Fiorentina, forse non so chi è peggio. Dai, a gennaio un giocatore tuo importante, perché Gosens è molto forte, quindi secondo me è molto forte Gosens. E su quella fascia farà molto bene. Abbiamo Hakimi, poi c'è Dumfries, adesso poi ci sta Perisic. Comunque avevano bisogno, dopo l'uscita di Hakimi, Marotta, che è un grande dirigente, l'ho sempre detto, lo schifavo nella Juve, però Marotta anche nell'Inter ha comprato tanti giocatori con prezzi buoni anche, tanti anche a parametro zero, quindi Dzeko e tutto quanto, quindi Marotta c'è bisogno tutto per fare complimenti, perché è un bravo dirigente, tale quale. Quelli del Napoli, e giunto, ho detto, se ne è un velo pietoso, e quindi un grande colpaccio da parte dell'Inter. Ma un'uscita sembra Sensi, che andrà a Sampdoria. Il problema di Sensi è che è sempre stato un giocatore forte, però troppi infortuni. Sensi, veramente troppi infortuni che l'hanno penalizzato. È anche un giocatore forte, perché secondo me ha tante qualità buone. Quando andò all'Inter a me piaceva. Però ragazzi, troppi infortuni, l'Inter ha fatto bene, lo darà alla Sampdoria, mi credo in prestito, non lo so, sembra che la forma sia del prestito. E quindi Gosens, ragazzi, si parla di 25 milioni, tutto compreso. E 25 milioni per Gosens, secondo me, sono veramente bruscolini, un prezzo veramente buono. Se pensate che adesso anche un giocatore più scarso sparano 35 milioni, 40 milioni, quindi 25 milioni complimenti all'Inter, Marotta, ahimè, mi tocca dirlo, porco Giudo. Che il Napoli dorme, perché figuriamoci, il Napoli, il calciomercato di gennaio, per il Napoli non esiste da 5-6 anni. Abbiamo preso solo Tuanzebe, che non si sa come è venuto questo ragazzo, che vediamo se è forte, perché bisogna vedere, e quindi piano piano, ma il Napoli anche quest'anno, abbiamo Gullam, ogni volta questa frase terzino si pensa su 50 anni, quindi farà benissimo su quella fascia, c'è cioè, Theo Hernandez al Milan, e adesso ci sarà Gosens là, quindi veramente il campo di San Siro macinerà per i chilometri. E anche a Napoli servirebbe per esempio a Napoli un terzino sinistro, ma speriamo giugno, ma speriamo almeno a giugno, gennaio, il Napoli dice che gennaio siamo a completo, l'Inter pure sta a completo, vincerà probabilmente lo scudetto, lo compra, invece il Napoli che non vinciamo un cazzo, siamo sempre a completo, De Laurentiis, giugno, siamo un velo pietoso, Insigne al Toronto, già firmato per gennaio e giugno, ma il Napoli è una società ridicola, togliamo che io amo il Napoli, amo la maglia, sempre solo la maglia, i giocatori, i presidenti, e tutto quanto, quando vengono gli allenatori, erano sulla maglia della mia città e della mia squadra, però siamo una società ridicola ragazzi, Lorenzo è giunto e tutto quanto, per essere il capitano tuo, che invece di finire la carriera qui va a Toronto, già firmando a gennaio, già questo, e c'ha tante colpe Insigne, ma c'era anche tante di Lorenzo, detto questo, grande colpo, ma non so se altri riusciranno in uscita, ma penso di no, penso che forse solo Sensi, ripeto, se Sensi non avesse avuto tutti questi infortuni sarebbe stato un grande giocatore. Vedremo ragazzi, secondo me farà benissimo. L'Atalanta è un'altra squadra ridicola, un po' come la Fiorentina. Tu vai a dare uno dei migliori due giocatori a gennaio, ma manco a giugno. Perché l'Atalanta, ho sempre detto che è stata una squadra che si è trovata per caso un altro perché gioca bene. Una volta che gli togli Gosens, Gomez e Zapata, è finita l'Atalanta. Gioca bene, ma non è una squadra ambiziosa. Non vince una Coppa Italia da 50 anni, da fare una finale con la Juve in Coppa Italia, che so come l'ha fatta, nemmanco l'ha vinta. In Champions ci va però, secondo me non farà chiaro che il campionato è difficile, quindi ragazzi una squadra che è un po' come il Napoli su alcuni punti di vista, grandi cose, anche se il Napoli a differenza dell'Atalanta, in Champions abbiamo sempre fatto bellissime figure negli anni e abbiamo vinto Coppa Italia, Supercoppa e siamo stati vicini allo scudetto, vedremo se Gasperini e l'Atalanta faranno questo, quindi prima di parlare del Napoli, come dice Bonucci, tutto questo. Sciacquatevi la bocca, soprattutto Gasperini, che è un sopravvalutato che si mette a essere Guardiola. Una società come l'Atalanta, neanche lei spesso vende. Ha venduto Gomez, che era una grande pedina. Gosens venderà altri giocatori. Zapata, secondo me, a giugno pure se ne andrà perché Zapata è ambizioso. Ragazzi, l'Atalanta non ha ambizione, solo di andare in Champions. Un po' come il Napoli, ripeto, su questo siamo simili. Però la differenza è che noi abbiamo vinto Supercoppa e Coppa Italia, almeno noi, e abbiamo fatto belle figure in Champions. Ci vediamo nel prossimo video, ragazzi. Forza Napoli, sempre.